Attenzione e rilascio sono due elementi fondamentali presenti in ogni brano di musica elettronica. Ne costituiscono proprio l'essenza vera e profonda. Se prendi ad esempio un brano techno dal ritmo incalzante, è tutto un gioco di tensione e rilascio. Entra la cassa, esce la cassa, anche se non ci sono grandi pause, comunque si crea questo gioco di evoluzioni che percorre tutto il brano e che non solo ti tiene attaccato con l'attenzione, ma anche poi effettivamente durante la serata ti fa ballare e ti fa anche esplodere in dei momenti particolari. Allo stesso modo, in un ambiente completamente diverso come nell'EDM, è così che si concepiscono nell'alternarsi tra pausa, build up e drop e così via. È sempre un gioco di tensione e rilascio. Si crea una tensione che poi porta a un rilascio. È così sempre. Come creare la tensione? Ci sono vari modi, ci sono degli effetti, fondamentalmente hanno proprio questo ruolo qui, per esempio l'utilizzo degli white noise o degli altri tipi di noise, dei suoni che vanno a crescere appunto per i build up, oppure anche si può creare la tensione con un suono che da volume molto basso viene alzato, viene evidenziato e poi sparisce. E invece per il rilascio si può intendere sia l'esplosione del brano in quei momenti particolari, ma anche dei momenti di pausa. Anche in quel caso lì si crea una tensione che poi sfocia in una pausa. Sono degli intervalli che permettono di non rendere il brano ripetitivo, soprattutto di renderlo piacevole anche per la funzione che deve svolgere. Se un brano non contempla elementi di questo tipo, anche un bel arrangiamento, un bel groove perdono di interesse, quindi è proprio fondamentale concepire la tensione a cui segue sempre conseguentemente il rilascio. Prendi un brano che ti piace, qualsiasi genere, cerca di porre l'attenzione su questi elementi, che se ci fai caso non riguardano soltanto le parti di un brano nel suo complesso, ma anche all'interno delle singole parti ci sono elementi di tensione e rilascio tra i vari suoni e tra i vari strumenti. E anche all'interno delle singole battute ci sono dei momenti di questo tipo, per esempio quando si toglie la cassa sull'ultima battuta delle 8, oppure altri tipi di suoni che si come confrontano tra loro. È una specie di domanda e risposta tra suoni, tra parti, che va a completare l'ossatura di ogni brano fatto bene. Cerca di porre l'attenzione a questi elementi, cerca di creare tuo modo di dare tensione e rilascio nei tuoi brani, controlla tutti i vari effetti, i vari noise, anche i modi all'interno dei synth per poter effettuare questo e trova dei tuoi modi per dare tensione e rilascio ai tuoi brani. Continua a seguire video sul canale YouTube o Facebook DJ Nejo, la playlist Essere DJ Oggi. E per qualsiasi suggerimento non dimenticare di commentare qua sotto. A presto!